seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi basta niente il stomaco, certi fatti mi danno un po' po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso, non dirmi che è vietato. Sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente il stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente il stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per copersi milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marti in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e i miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 qua al bagno, quando si può fuori tutti quanti bagno. Seguitemi, seguitemi, grazie. Seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. No, io devo, devo stare in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa volessi? Fatemi toccare, fatemi toccare. Sto staccando un momento di debole, che sono le Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Sì. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Chiediamo innanzitutto scusa ai nostri radioascoltatori per la mancata messa in onda del programma di ieri causa impegni di lavoro. Speriamo che ne sia valsa la pena, lo scopriremo solo vivendo. Comunque sono le 9.04 del mattino, la giornata era partita qui a Varsavia con un cielo blu e un sole che faceva ben sperare. Ebbene, sono già le 9.05 e preparata la puntata, diciamo, siamo già nel grigiore più assoluto. Che succede, ragazzi, in Olanda? Me lo sapete spiegare? Il populismo non ha più limitismo, come diceva quello di Drive-In. Complimenti alla Juve, diciamo, queste sono le headlines. Complimenti alla Juve che ha avuto ragione del Porto con un rigore realizzato dal Dybala, dall'argentino un po' di origine
polacca, fa specie anche l'avanzata dell'Leicester, oramai senza più Sir Ranieri, dà un po' fastidio, però vabbè, il Siviglia aveva rotto i coglioni, insomma, che se ne vada a fare un po' l'Europa League, visto che gli piace tanto vincerla. Stasera ci saranno gli ultimi due ottavi, non perdeteveli, un Monaco-Manchester City, partita rocambolesca, una delle più belle da me personalmente seguite, nella partita d'andata, e poi invece ci sarà una facile passerella per Atletico Madrid-Leverkusen. Con l'Atletico Madrid mi sembra, adesso vado un po' a spanna, letteralmente, favorito. Bene amici, quindi buongiorno a tutti i nostri ascoltatori in giro per il mondo. L'altra volta, adesso non mi ricordo qual era un paese di questi stranissimi, avevamo salutato i nostri amici che si seguivano dalla Thailandia. Pensate un po', Thailandia, Thailandia. E invece io sono qui, nel grigiore di Varsavia, ancora niente bicicletta in esterna, niente moto, insomma, godiamoci questo smog. Perlomeno ci fa sognare il nostro amico, Luca, perché, ci arriva comunicazione che inizierà la fiera. Diciamo dedicata alla nautica, che qui, si chiama Viat Ivoda, che sarebbe letteralmente la fiera del vento e dell'acqua. Mettiamoci anche un po' di fuoco e così abbiamo tutti gli elementi, precisi, precisi. Bene, amici, quindi non perdiamo tempo, un po' di risate, però insomma in Olanda, ragazzi, non si scherza mica per nulla e i turchi si stanno incazzando. Comunque, ha ragione gli olandesi tutta la vita, vero Calamaro? L'abbiamo nominato, lui è l'uomo più infame e cinico del mondo. Ci colleghiamo con Gigi Valli alias Marco Donna. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te. Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi. Sì, ma non devi fare il perendrone di merda, allora! Signor Mimmo? Sì, chi è? Sì, buongiorno, salve, ho visto l'annuncio su internet che cercava da lavorare. Sì. Aia. Beh, posso rubare un minuto? Oh. Sì, mi dica. Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi e stiamo collaborando. Buongiorno. Buongiorno, stiamo collaborando con il Ministero del Meridione per il collocamento dei perendroni di merda giù dalle vostre parti. No, che cosa? Niente, devo fare un'offerta di lavoro. È disposto ad ascoltarmi o devo stare qua a polemizzare? Sì, senta. Allora, assunzione sarebbe per conto l'assessorato delle dispari opportunità. Allora, contratto di assunzione a tempo indeterminato con stipendio di 4.350 euro lordi che, tolte le tasse oneste, quelle che vanno allo Stato, diventa 1.400 al mese. Vabbè, allora, vediamo poi i vari bonus di questo contratto. Allora, ci sono dentro 14esima. No, aspetti, quella no, quella non c'è più. No, c'è la tredicesima. Aspetta, c'è ancora la tredicesima? Ah, pure la dodicesima. No, niente, allora sono 11 mensilità. Come 11? Sono 11 mensilità, perché hanno tolto la quattordicesima, ne tolgo loro, ne tolgo tre per volta, non riescono a toglierne uno pure. Non mi sa gratis, ma perché? Vabbè, durante l'anno poi non si sente, perché comunque va spalmato lo stipendio poi in giro, no? Va spalmato, invece la merda mi ha spalmato. Vabbè, senza cosa sto titolo, non ho capito. Ci abbiamo le ferie pagate, però solo per i capi questa. Io non rientro, eh? No, no. Poi c'è la malattia, ma anche questa va solo i capi. Orario flessibile, quindi c'è un orario flessibile, nel senso non ci sono delle ore stabilite, però solo per i capi. Poi telefono aziendale, anche questo solo per i Sono per i capi. capi. Sì. Macchina aziendale. Sono per i capi, scommetti, ovvero? No, no, questa c'è. Cioè, A me chiede. puoi scegliere se prendere la Fiat Duna oppure c'è la Benetton. La Benetton, presente la Benetton? Va bene, no, c'è la maglietta, c'è No, macchina. quella di Formula 1 che usava Schumacher nel 94. No, è vero questa cosa.
Gli danno la Formula 1. O prende la Duna o prende la, la Benetton. Dammi la Benetton, dammi. Scusi, ma che lavoro è? Di che cosa stiamo parlando? Ci così è? Beh? Allora, si tratta di una mansione molto semplice. Intanto lei dov'è? In Bari sono, Bari sono. Eccolo lì. Proprio stavo leggendo ieri sera l'Inghilese Primati. C'era uno di Bari che è famosissimo perché è il più ignorante del mondo. Vabbè, sono cose belle che danno soddisfazione alla località italiana. Vabbè, veniamo alla mansione. Allora, dicevamo che lei lavorerà per l'assessorato alle dispari opportunità. Questo cosa vuol dire? Ora dici tu. L'assessorato alle dispari opportunità sarà la vera arma per combattere il razzismo. In che modo? Favorendo in ogni momento i negri. Ecco, e lei per questo assessorato lei sarà l'ufficio informazioni. Se per lei va bene facciamo il test del Granducato di Toscana e vediamo un po' se è disponibile. Allora, prima domanda: vengono da lei un bianco e un negro a chiederle una monetina perché c'hanno fame, ma lei ne ha solamente una. A chi la dà, il bianco o al negro? Al bianco. No, deve favorire i negri. Calniro, diciamo di Calniro. Domanda numero due. Sua moglie decide di fare le corna. Non è bello, però succede. Lei è più contento se la trova a letto con un bianco o con un nero? Con un nero? Bravo. Bravo, complimenti. Complimenti. Terza che domanda. Ci sono un bianco e un nero che le stanno rubando la macchina, la Benetton. Lei ha in tasca un coltello alla farfalla. A chi dà la prima coltellata sulla guancia? Al bianco o al negro? Dallo a chi lo vuoi. Dovevi dire al negro. T'ho fatto lavorare, pezzo di merda. Ti faccio lavorare. No, un coglio. Ma c'è che sei di lavoro. C'è un irbaro che... Ma scusa, dici. Sei un pezzo di merda, non lo capite. Che ti faccio lavorare qua. Ma credi in turno, non vieni qua. Sto per la drone di merda, va, per lo stipendio, va. Ma fai in gutti, strano, bastard. Che ti prendo sotto la Benetton se ti vedi. No, calmante. Ma guarda, sono un bravo di uomo, va. Con la Benetton. Ti prendo sotto con la Benetton. Questa è Radio Id Italia. Nel frattempo immaginate, in un momento come questo, dove in Italia succede la qualsiasi, a un certo punto gli alieni decidono basta andare sempre a Washington e alla Casa Bianca, giusto, mi sono rotto i coglioni, perché devo sempre andare nel deserto dell'Arizona e dover rapire quel vecchietto di merda con la moglie brutta, con la macchina station wagon, con le fiancate di legno, fargli il culo con le sonde, che cazzo, andiamo in Puglia, puttana Eva. E lì si sono convinti che il capo del mondo sia un certo Banfilino. Lo scopriamo all'interno dei Puglieni. I Puglieni. Sulla stazione orbitante pugliena il tempo ormai è agli sgoccioli. Il varco dimensionale che deve riportare la popolazione pugliena al proprio sistema solare sta per richiudersi per l'eternità. Sono gli ultimi istanti disponibili per cercare un contatto con la popolazione umana che da troppo tempo rifiuta l'incontro ravvicinato del terzo tipo. Pronto? Upa? Sì? Upa, c'è una domanda? Pronto? Labu? Labu, chi lo sorte? Pronto? Su Michele, tu? Michele? No, ho sbagliato numero. Chi cerca? Mi scusi. Un figli di care? No. Afa? Mi scusi. Pacciol de mamma? Mock? E sta lì. Niente. Aperitivo. Aperitivo di cosa? Upa? Pronto? Pacciol de mamma? Yeah. Cite? Cite morte viva. Cite sarà morte. Se figli di Vincenzo tu? Sono figlio di Colini. Afa? Afa? Afa, mocca cite sarà morte.
Ma fa mo che la moto te visto meno do cazzo lei. Butto 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 butto. Butto do culo. Oh, va fango a dire, va che. Si si strunz tu. Aia. Pronto? Upa. Guardi, ha sbagliato numero. Poco c'è un domenico? Sì, l'ho visto passare adesso, va bene? Labu? Ciao. Labu? Labu Chino Tesoro, tu sta? Non sta, me. Chi chiama questo? Pronto? Un pochino di mamma, cazzo. Un pochino di soro, sei su ferro. Ah, fa. Ah, fa. Ma fa ancora chi ti è morto. Ah, fa mo che ci te vive. Tu baci lo cazzo delle scimmie? Sì, bevi sta banana, la vuoi? La va culo di pecore? Vaffanculo, chi ti porta? Lo stesso assetto di cava, lo scaffo. Ma la conosciolo, beh. Ma in tuo culo lo scaffo? Do chiù. Sis. Si usciò, più la sua mo. Si strunzi tu? Un pazzo, che cazzo è sto pazzo? Sì, pronto? Dici Cicillo che in culo c'è uno spillo. Pronto? Dice Zifrango che oggi è troppo stanco. Pronto? Chi è che parla? Un paccione domanda! Chi? Sei strunz tu? Dice strunz? Sei tu strunz. Tremone? Sì. Ricchione? Mangia la cazzo tu? Basta. Mi ricchione. E tu vuoi un go? E tu lo pegli nel culo a sasso il setto di cavet. Turn it up! Let's do it! Mister Ricchio, e tu vuoi un go? E tu lo pegli nel culo a sasso il setto di cavet. Mister Ricchio, e tu vuoi un go? E tu lo pegli nel culo a sasso il setto di cavet. Ah, in do culo tu? Moc, a chi te stravert? Moc. E chi te muert? Cite? Muert a te. E tu vuoi un go? Turn it up! Perché non hai due volte? Che cazzo? Quella di mamma te. Lo mangi lo cazzo tu? Ma no. Ma chi sei? Guarda. Pudo stronzo babato. Fan varone. Non so capi. Bavarone. Ehi, figlio di carnau. Se sto a monte, metti che... Strunzo. Tu scaffa il culo alla pistola. Ma se io parlo al telefono e non mi ne do, carnau? Ma faccio un bocchino. E te faccio un pombino, vieni. No. Vieni, carnau. E ci mi fai? Vamo. Ci mi fai? E ci mi fai? Vamo. Vieni, fatto il tempo, carnau. Rocchione. Lo mangio, lo cazzo. But. No, ci sta ricca, guandete. Sembra la cazzo, per no. Ma capito un cazzo, parla con un cazzo mock. Vieni. Apa, a fanguro. Oh, due, tre, ma una. Ma no. Fa fangula, amore. I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. Madonna. La ricerca del contatto continua. Ma perché? Ma che gente c'è? Ma sta gente vota. Io non li capisco. Non so cosa abbia detto. Cioè, veramente. Ma nemmeno io, ma che conversazioni. Ma in Puglia si stanno ammazzando. Cioè, che... Un saluto speciale dallo Zoo di 105 agli amici di Radio I di Italia. Radio I di Italia. News. Per la felicità di Calamaro i primi no all'Islam arrivano, a quanto pare, leggendo la prima pagina del giornale, una sentenza storica, per l'Europa potrebbe essere legittimo vietare il velo sul posto di lavoro, chiaramente in Europa. È successo, adesso non ricordo se in Belgio potrebbe essere, adesso se qualcuno ha notizie... diciamo più precise, vi chiedo scusa perché non ho avuto proprio il tempo fisico, matematico per documentarmi. Comunque ci sono a quanto pare alcune società che per motivi di sicurezza, di regolamento, di statuto proprio non prevedevano la presenza di dipendenti in qualche maniera velati, insomma, quindi che nascondessero la propria identità, e quindi la prima porta giustamente sbattuta in faccia, perché
Non voglio, giustamente, insomma, adesso non voglio metterla sul populista pesante, però sicuramente non sono della posizione di Gentaglia come Parenzo, che diciamo accoglierebbe tutti. E c'è una verità sempre del nostro amico Donadel, questo giovane che vi consiglio di seguire su YouTube, una verità abbastanza sconcertante che ora ascoltiamo, ma che potete tranquillamente commentare tramite Spreaker, creando anche un dibattito sulla questione migranti. Se questa cosa fosse vera, come ritengo lo sia, mi sorgono una serie di dubbi. 1000 migranti salvati nel Golfo di Sicilia. Ormai siamo così abituati a titoli del genere che non ci facciamo neanche più caso, ma non vi è mai venuta voglia di approfondire, di andare a fondo alla vicenda? Sorvolando sugli slogan di destra o di sinistra, qual è la realtà, i dati, i fatti concreti? Io per scoprirlo sono partito da una notizia come questa, in cui c'è un indizio molto interessante, il nome delle barche delle organizzazioni non governative, ONG, coinvolte nell'operazione. E vedete, ognuna di queste barche ha a bordo un sistema di tracciamento chiamato AIS, funziona in modo simile al transponder degli aerei e ci permette di identificare le imbarcazioni, la loro posizione e la loro rotta. Ed esistono siti che raccolgono questi dati e permettono di consultarli in tempo reale via web. Marine Traffic è uno dei migliori e per la modica cifra di 400 euro al mese permette di avere un tracciamento satellitare di tutte le imbarcazioni del mondo, in tempo reale ed in qualsiasi parte del globo. Mettetevi comodi perché ho deciso di usare proprio questo potentissimo quanto costoso servizio ed oggi questo giro in barca ve lo offro io. Partiamo per esempio da questa notizia del Corriere della Sera. Facciamo innanzitutto attenzione alla data, 23 febbraio 2017. L'articolo scrive più volte tutti salvati nel canale di Sicilia. Tutti salvati nel canale di Sicilia. 377 a bordo della nave Peluso della Guardia Costiera. E guardiamo allora dov'era il 23 febbraio la nave Peluso della Guardia Costiera. Parte da Catania, si avvicina a poche miglia dalla costa della Libia, per poi tornare subito a Pozzallo. Ora, facciamo un ripassino di geografia. Il canale di Sicilia si trova qui, fra la Tunisia e la Sicilia. E come possiamo vedere dalla data e dal tracciato, il canale di Sicilia non l'ha neanche lontanamente vista la nave Peluso, che si è avvicinata a poche miglia nautiche dalla costa libica per poi tornare subito indietro. E lo stesso vale per la nave della ONG Aquarius. E come possiamo vedere, la nave Aquarius semplicemente passa per il canale di Sicilia, ma la vera operazione avviene a poche miglia nautiche dalla costa della Libia, nello stesso esatto punto della nave Peluso, per poi tornare subito dopo in Sicilia. Quindi il Corriere che scrive che sono stati salvati nel canale di Sicilia è una colossale fake news, una bufala, anzi pure peggio, perché un'informazione è riportata volutamente in modo mendace e menzognero. E se pensate che questo episodio sia un caso isolato, vi sbagliate di grosso. Purtroppo è la prassi. Prendiamo ad esempio la Golfo Azzurro, una delle navi delle ONG più attive. Questo è il tracciato degli ultimi 60 giorni. Non è mai passata neanche una volta per il canale di Sicilia. Mai! È un continuo su e giù e le operazioni avvengono sempre nello stesso esatto punto, a poche miglia a largo della Libia. Eppure basta una semplice ricerca per scoprire che un sacco di notizie hanno riportato falsamente che la Golfo Azzurro ha salvato dei migranti nel canale di Sicilia. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, trattato firmato e ratificato anche dalla Tunisia, le persone salvate in acque internazionali vanno portate nel porto sicuro più vicino, che in questo caso è quello di Zardis in Tunisia, che dista 90 miglia nautiche dalla zona in cui avviene la quasi totalità dei salvataggi. Malta dista il doppio, 180 miglia nautiche, la Sicilia 250. La domanda che vi starete ponendo adesso è perché? Perché andarli a prendere a 10 miglia dalla costa per portarli fino in Italia? Qualcuno potrebbe rispondere per salvare più vite, ma programmi come Mare Nostrum, Triton di Frontex salvano davvero più vite? Guardate questo grafico, tenete a mente che l'operazione Mare Nostrum ha avuto inizio ad ottobre 2013. Considerate che questo grafico è stato fatto a metà 2015, quindi la barra del 2015 è incompleta. Completiamolo insieme. Per farlo è molto semplice, basta cercare su un qualsiasi motore di ricerca morti Mediterraneo 2015-2016. Questi sono i dati che ho trovato da diverse fonti. E se possiamo vedere che nel 2014-2015 le morti sono aumentate esponenzialmente subito dopo l'implementazione di questi programmi, la barra del 2016 è talmente alta che non ci sta, devo alzare il grafico. Dal 2012 al 2016 le morti sono decuplicate.
E il motivo per cui le morti sono aumentate in modo esponenziale è tanto semplice quanto logico. Prima gli scafisti dovevano davvero attraversare il canale di Sicilia per arrivare a Lampedusa, che tanto per ricordarlo, Lampedusa è qui. E per farlo dovevano utilizzare imbarcazioni in grado di sostenere un viaggio di centinaia di miglia. Adesso i trafficanti di esseri umani, sicuri che ci sarà qualcuno a recuperarli dopo poche decine di miglia, utilizzano le peggio bagnarole gonfiabili. Bagnarole che affondano più spesso. E nonostante questo, molte più persone di prima tentano la traversata. E questo matematicamente significa solo una cosa. Più morti. Mare Nostrum, Triton di Frontex sono direttamente responsabili della morte di migliaia e migliaia di persone all'anno. E questo non è un'opinione, lo dicono i numeri, sono fatti. Tra l'altro, tutto questo giochetto, chi lo paga? Spesso si sente dire, sono soldi dell'Europa, le spese dell'accoglienza ce le copre l'Europa. L'Unione Europea nel 2016 ci ha versato poco più di 100 milioni di euro a fronte di una spesa per i contribuenti italiani di oltre 3 miliardi. Avete sentito bene? Non milioni, miliardi! Vi rendete conto di quanti sono? 3.000 milioni! A confronto i 100 milioni dell'Unione Europea sono una scorreggia! Poi dobbiamo ripartire dalle basi della comunicazione. Migranti è il participio presente del verbo migrare, gli uccelli migrano. Qui stiamo parlando di rifugiati, il 20%, quelli che effettivamente ottengono lo status perché scappano da guerre, persecuzioni politiche, eccetera. E l'80% sono immigrati clandestini. Clandestini! Da quanti anni non sentivate questa parola? Ormai è stata messa al bando dal politicamente corretto. E a dire queste cose non sono io, ma l'Unione Europea stessa! E mentre tutti i paesi confinanti con noi sbarrano le frontiere, Francia, Svizzera, Austria, lo Stato italiano non è semplicemente in grado di espellere queste persone, perché se l'accoglienza è costosa non avete idea di quanto costi l'espulsione. 4.000 euro a persona! Moltiplicatelo per il numero di persone, capirete che sono costi insostenibili. E allora torniamo alla domanda principale. Perché? Perché continuiamo ad andarli a prendere? Abbiamo visto che non salviamo più vite, i rifugiati sono una minima percentuale. Tutto questo ha dei costi sociali altissimi, quindi perché? E vedete, la cosa triste è che la risposta è sotto gli occhi di tutti. Non c'è nessun complotto, nessun potere forte. Semplicemente c'è un business. Un business di cui sappiamo pure nomi e cognomi delle persone implicate. Molti di questi sono raccolti nel libro di Mario Giordano, Profugopoli. Si dice che gli italiani leggono poco, meno di un libro all'anno. Fidatevi, questo è il genere di libro che vale la pena leggere, anche solo per avere argomentazioni concrete e non i soliti slogan. Se volete acquistarlo, fatelo usando il link che trovate qua sopra nella descrizione. Questo libro è stato pubblicato esattamente un anno fa e la cosa triste è che andando a leggere i bandi di assegnazione che sono pubblici, consultabili da chiunque, si scopre che molti di questi sono stati riassegnati esattamente alle stesse persone o cooperative che sono state denunciate in passato. Da un anno a questa parte non è cambiato nulla. Io lavoro nella comunicazione, so che la pubblicità si fa quando gli affari vanno a gonfie vele. Vi siete mai chiesti perché in televisione, giornali, mainstream media è un continuo martellamento di film, documentari, spettacolarizzazione del fenomeno migranti? Perché vedete, come ben spiegato nel libro, i famosi 35 euro non vanno direttamente ai profughi, ma alle cooperative. E quando scoppiano rivolte che tanto piacciono ai partiti di destra per puntargli il dito contro, è un puntare un dito contro un sintomo, non contro la causa. La causa è che spesso viene davvero dato da mangiar loro le peggio schifezze ammassate in spazi non idonei, e questo perché meno si spende per loro, più margine entra in tasca alla cooperativa di turno. E non avete idea di quante persone sono direttamente o indirettamente coinvolte in tutto questo. Mediatori culturali, interpreti, assistenti sociosanitari, albergatori, insegnanti che tengono corsi, tantissime persone, tantissimi soldi pubblici. Considerate questo video come un antipasto, sto preparando un approfondimento sui collegamenti fra le ONG e le varie cooperative che sono sicuro apprezzerete. Tra l'altro, ho alcuni progetti in cantiere di cui vi parlerò presto, l'estate alle porte e vorrei organizzare una raccolta fondi per poter continuare a monitorare i traffici nel Mediterraneo. Quindi, per non perdervi i miei prossimi video e aggiornamenti, mettete mi piace alla mia pagina Facebook, iscrivetevi al canale YouTube e soprattutto a quello Telegram. Auguro buona lettura a quanti decideranno di comprare il libro e spero di rivedervi presto. Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. Meditate italiani, meditate, perché tra queste associazioni che con molte calorose umanità accolgono i clandestini, c'è anche la Caritas. No? Non ci siete ancora arrivati?
Non perdete, speriamo che questo ragazzo non ce lo facciano fuori, comunque è molto molto interessante. Il fenomeno è spiegato e smettetela di chiamarli migranti. A domani, se anch'io riuscirò a sopravvivere, se non mi sparano prima, a domani se Dio vuole, alle ore 9 Radio I d'Italia, seguiteci. Un saluto speciale agli amici di Radio I d'Italia.